Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Allora, qui siamo sempre in Resident Evil 3, adesso abbiamo preso il controllo di Jill Valentine e adesso andiamo a ripulire completamente tutto quello che abbiamo lasciato in giro con Carlos. Adesso sono passati come si dice, un giorno, facciamola così, è passato un giorno, quindi probabilmente i mostri si sono spostati. Qui abbiamo una nuova arma, la pistola G18. Che spara a raffica. Munizione, altre munizioni. Adesso andiamo a buttare. Ok, ripulito tutto. Sto mettendo tutto in ordine perché praticamente la maggior parte della roba non ci serve, però un attimo. Però siamo in cattiva compagnia, diciamo così. Ecco qui, però noi abbiamo le nostre armi infinite. E fatemi solo controllare i vari pezzi. Potevo montare qualcosa, però no, va bene così. Questo di cos'è? Mirino pistola. Ok, diciamo che qua nell'assistito non c'è problemi di munizioni. Se la gestisce un po' un pelino, non c'è bisogno di gestirla troppo. Allora, così, così, così. No, non so vedere. Abbiamo di tutto. Veramente di tutto. Ok, facciamo così. Allora, questo lo spostiamo. Allora, ci sono gli hunter, eh? Quindi non è che ce la passiamo proprio proprio bene. Allora, un secondo, come sono impostate le armi? Ok, teniamo l'infinita nelle mani. Poi no, questo la preferisco nella scelta rapida di qua. E boh, anche lui dovrebbe essere pronto. Non mi ricordo quante modifiche avevo messo. Scusate, come vi dico sempre, sto registrando questa serie, la sto registrando tutta di mattina, quindi ho molta più tosse, è normale, per me almeno. Allora, aumenta la potenza, rinculo. Ok. Bene, dovremmo aver preso tutto, sì. Quindi ragazzi, non ci resta che andare a svuotare e ripulire tutto l'ospedale. Si inizia. Buongiorno, Bella. Mi hai salvato la vita. Proprio per niente. Ha fatto tutto Carlos. Quel pazzo figlio di puttana ti ha portata qui e ti ha curata. Dov'è adesso? Nei sotterranei. Barda teneva lì il vaccino. La città può essere salvata. Crede di farcela da solo. Devo raggiungerlo. Ma non hai sentito l'annuncio? La città sta per essere spazzata via. Sto provando a contattare qualcuno abbastanza in alto per fermare tutto. Lascia fare a lui. È un professionista. Lo sono anch'io. Ok, non credo che ti farò cambiare idea. La Ok. struttura si trova proprio sotto questo ospedale. Ho perso i contatti con Carlos. Guarda che cosa abbiamo combinato. Va bene, allora sappiamo che qua sotto c'è una struttura dell'Umbrella che dovremmo raggiungere, ma prima noi qui la missione importante di oggi è ripulire tutto quello che mi sono lasciato dietro con Carlos, i vari lucchetti, porte e cose varie. Qui dentro non c'è nient'altro, no? Medicinali. Guarda che roba, insomma, sono fatti bene. Che spettacolo. Va bene, ragazzi. Si va. Quella lascia. Cos'è? Ah. Se iniziamo così, però. No, non c'ho voglia di caricarmi di roba che non mi serve. Va bene, andiamo. Allora, adesso non so cosa bene ci aspetta, perché io non li ho uccisi tutti. Però dovrebbero essersi spostati, è passato tempo, non credo che ci siano almeno i mostri. Poi gli zombie potrebbero anche rimanere nella stessa zona, però. Quindi non lo so, andiamo a vedere. Qui abbiamo un lucchetto. Apriamolo subito, così ci togliamo il problema. Questo è quello che porta sotto, quindi non ci interessa per adesso. Non mi fido a passarvi.
sopra. Non mi danno per niente fiducia gli zombie malefici. Ok, qui in giro non c'è nient'altro. Qui abbiamo lasciato tutto. E la parte buona dell'ospedale è quella che se la si esplora bene si riesce a recuperare anche una bella arma. Lì. Ma prima... Oh, guarda, guarda. Che non è solo questione di completismo, perché qui ti aiuta proprio a farlo. Bene. E qui ci siamo. Difatti. Avete incominciato. Immaginate quale arma può essere che si trova all'ospedale. Proiettili magnum. O mag. O meg. Zitta Meg. Allora dai. Guarda che roba. Comunque bene, bene, bene. Stamattina sono particolarmente... qui abbiamo preso tutto. Come si dice? Sono... esplorativo. Mi piace. Poi mi piace quando bisogna andare a fare il... la raccolta oggetti, così ripulire tutto. Sono le puntate che mi piacciono parecchio. Beh. Allora, però intanto vediamo un attimo. Qui c'è schifo ancora di più. Ok. Allora, di qua abbiamo la sala. Ok. Qui ne avevamo lasciato uno vivo. No, non c'è nessuno. Anche se... Sì. Era entrato da lì. Oh, va bene. Allora, qui non c'è nient'altro. Mondizia, ok. Andiamo a fare una visita al dottore. Niente. Proiettili così, non ce ne frega niente. Solo quelli, tra l'altro. Io ho lasciato quelli del Mitra. Ladri. La pianta però è rimasta, eh. Questa bisognerebbe... Devo ricordarmelo, che quando si lascia alcune cose con Carlo, se le si trovano con lei. Ok. Bene. Sembrerebbe opera di Nicolai. Voglio vederlo in faccia. Guarda che brutto. Andiamo. Non ci si riesce neanche ad avvicinare con il... a sparare di quel fucile, quello lì. Proprio non lo mira neanche volendo. Ok. Adesso guardiamoci un attimo intorno. Abbiamo preso anche la piantina verde. Proiettili magnum. C'è tanto, da recuperare. Qui non ci fa... No. Qui era dove abbiamo trovato il vaccino. Allora, qui c'è solo i proiettili da 9 mm che non ce ne frega niente, quindi ce ne andiamo. Mi era sembrato di sentire un rumore, ma... Guarda che cura nei dettagli però, Vabbè. Ragazzi, si va. Ok, qui di solito è bello popolato. E quindi... Cosa possiamo... E quindi usiamo questo per aprire la porta intanto. Perché intanto mi servono sempre le sfide. Anche qua me ne mancano un bel po'. Oh, cavolo. Credevo fossero... Aspetta, eh. No, sono tutti morti. Oh. Bene, mi aspettavo peggio.
Quindi uno si è spostato di qua. Tu continui a non darmi fiducia. Qua cosa abbiamo? Proiettili. Quelli che erano qua sopra non sono rimasti. Qui non è entrato più nessun altro. Altri proiettili. E apriamo. Scusate, come sempre. Ragazzi, questa serie è venuta tutta così. Oh, munizioni esplosive. Vabbè, per adesso teniamo le cose inutili che... Vabbè, tanto adesso mo si va sopra. Andiamo a vedere anche di qua cosa avevo lasciato. Teniamo un po' il pompa in mano. Bene. Un'altra pianta. Andiamo tutto. Munizioni. Qui avevamo recuperato tutte le bombe, sì. C'è solo questo? Probabilmente sì. Guarda che roba. Bene, bene, bene. E allora, niente ragazzi. Solo le munizioni da 9 mm. Quindi, niente, si ricomincia. Guarda che brutto! Cioè, è brutto e bello allo stesso tempo, ragazzi. È fatto... bene, ma è fatto meravigliosamente bene. Andiamo. Allora, attenzione, qui dove andiamo? Ah, nella porticina, il cortiletto, tutta quella roba. Ok, vediamo se è aperta la porta intanto. Sì. Andiamo a fare un giro. Bene. Qui è tutto pulito, vediamo qua fuori. Va bene, allora dobbiamo saltare giù da una parte e dall'altra. Qui è dove abbiamo trovato le chiavi, sì, erano lì. Allora, senti il rumore del vento negli alberi, mi confonde. Ok, qui dovrebbe essere da qualche parte anche la nostra cassa argentata che dobbiamo aprire. Comunque, andiamo. Dobbiamo raggiungere la zona superiore. Mi ricordavo che gli zombie tornano, però almeno nella zona precedente che abbiamo lasciato di lì. E... probabilmente nello standard, o mi confondo io. Adesso, ieri li ho massacrati tutti. Ieri, nella puntata precedente li ho massacrati tutti. E stavolta erano tutti morti. Quindi... ho sentito uno strano rumore. Che non ci sia un hunter qua dietro? Non me la ricordo la posizione degli hunter, proprio per niente. Anche perché poi comunque si spostano, eh. Cioè si spostano, vanno in giro loro. Abbastanza velocemente anche. Quanto rumore. Ah, là ce n'è uno. Uno morto. Vabbè, meglio così. Apriamo la porta. Tutti morti. Tutti hanno deciso di rimanere morti. Bene. Cos'è? Boh. Comunque la città sta per essere distrutta. Carlos è andato là sotto. Ok, i libri erano già tutti per terra? Sì, boh, chissà, quei dettagli lì ogni tanto mi restano, sì, sì. Allora, posiamo tutto. Per adesso
anche queste. Rettili Magnum no, voglio la pistola e voglio provarla. Cosa ci resta? Aspetta. Quante armi? Devo ancora sbloccarne, ce n'è ancora da sbloccare, ragazzi. Piano piano le prenderemo tutte. Poi, però questa appunto è la prima run che vi faccio vedere, quindi non è un problema per adesso. Ok. Allora, intanto vabbè, diamo una salvata, tanto siamo qua, chi se ne frega dei salvataggi, tanto ormai siamo oltre qualsiasi vantaggio per far punti. Bene. Ah, è vero, qui ne avevamo lasciato uno vivo. Ricordate che ascoltavo in questa zona, si sentiva lui che respirava male. Carina anche come cosa quello che si sentiva. Ah, uno zombie. C'è nessuno qui, fa attenzione che nello schifo. E allora, giù, tutti per terra. Dove sono finiti tutti? Ho tagliato le gambe, che meraviglia, anche questo fucile. Basta. C'è qualcun altro? Mi sembrate un po' di meno. Scusa, si è nutrito l'hunter prima di andare via. Ne conto qualcuno in meno. Magari è perché l'ha assistita. Boh. Vediamo che nelle prossime run facciamo Nightmare e Inferno, così. Lì ce n'è di nemici. Dovrebbero essere proprio in posizioni diverse e in maggior quantità. E più incazzati, chiaramente. Allora, intanto qua cosa stiamo lasciando? Solo il lucchetto. Ok. Facciamo per essere certi. Ci batteva dentro, vediamo che cosa c'è, cosa voleva lei da qui. C'è un gatto adesso, voleva mangiarsi un gatto. Ok, aspettavo meglio, nient'altro. Vabbè. Ok, andiamocene. Cos'è? Sembrava qualche vetro rotto. Allora, adesso la prossima zona è. Vabbè, l'infermeria mi sembra. Ah sì, qui da qualche parte abbiamo anche la cassaforte. Sì, devo andare di là. Allora, si passa. Ah già. Poi iniziamo ad andare sotto, iniziamo ad andare sotto. Oppure. Allora, abbiamo questa zona qua e le zone per buttarci giù. Però di qua non si passa ancora, vero? No, devo passare dall'altro lato. Vabbè, proviamo tutti i passaggi, al massimo ci mettiamo un po' di più. Sto sentendo rumore? O il vento? Ah, qui ci confonde un po', eh? Maledetto. Posso passare di qui? Bene. E allora facciamolo. Vedi, Carlos di qua non ci riusciva a passare, invece lei sì. Ecco qua, adesso ci prendiamo qualcosa da bere, un caffettino, visto che è mattina. Mamma mia. Borsone, guarda dentro cosa c'è lì dentro. Qui c'è un cadavere, non guardare lì. Però. E allora. Giù. Ecco là. Allora. Di qua si passa. Non c'è nient'altro? No.
Guarda che non me lo mira anche lui. È vestito come Hank. Hank. Per gli amici è Arnaldo. Ma come si chiama? Guardalo. Deve essere stato di quella squadra, di qualche squadra ulteriore. Umbrella, quanti uomini erano? Tutti uomini dell'Umbrella che alla fine vivevano in sta città. Eccola. E questa è sempre la Magnum, è la mia preferita. Questa farà dei bei buchi. Oh, ci mette una vita però. Bene, bene, bene. Esaminiamola. Come con tutte. Guardala. Che bella. Ok. Qui ci siamo. Ah, qui siamo all'uscita. Ok, dai, va bene. Allora bisogna ributtarsi da questo lato, eh? Facciamo un giro. Adesso abbiamo anche la Magnum. Allora, si torna su. Quindi per ributtarsi da questo lato bisogna fare questa zona. Vabbè. Sembra tranquillo. Ogni tanto si sente qualche rumore di sottofondo. Credo sia il vento fuori a sto punto. Giornataccia. Oggi Jill non si esce. Si va in cantina. Si va giù nel seminterrato dopo. Però bene. Allora, niente. Andiamo di nuovo. Facciamoci un bel giro. Ok, adesso noi praticamente abbiamo fatto questa zona, sì. Quindi andiamo a vedere le altre zone. Ah, una era lì. Ma che brutto mostro orrendo. Le ghiandole. Ok, lì ci manda dove c'era la chiave, allora è questa che ci interessa adesso. Andiamo a vedere. Quante volte dobbiamo saltare giù di qua? C'è nient'altro? Ah no, ma è azzurro. Ah, mi sa che i materiali li prendevamo solo con lui, avrei dovuto... vabbè ragazzi, si scoprono queste cose solo provando. Niente. Vabbè. Un giro solo. Avrei potuto guardare la mappa una volta raccolto la pistola. Va bene, dai. Ormai la conoscete, no? La scala. E il passaggio esterno, l'avete visto? Però ve lo faccio rivedere per essere sicuro che tutti abbiano visto bene. Allora, però adesso andiamo. Andiamo dritto adesso. Sì. A parte c'è anche il passaggio lì. Facciamo di qua. Ah no, 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 cosa sto dicendo? Fermi tutti. Qui. Allora, qua non voglio sprecare i magnum con la... vedere se sono morti. Guarda il cappello messo lì. Non l'avevo notato. Va bene. Ah, guarda che me la dà aperta. Anche se non l'ho aperta. Ah, hai capito. Vabbè, che cos'è? Non è giusto. Non è giusto, però va bene. Quelli me li dà morti almeno. Sì. Almeno quello. Vabbè, almeno lì dentro c'è qualcosa. Meglio la bagno, fa più scena, proprio più spettacolare. Va bene, tutti morti, tutti morti. Ok. Lucchetto.
Che delusione quella della cassaforte. Se lo sapevo prendevo tutto con Carlos. E vabbè, ma almeno lo sappiamo. Magnum. Ok, ne tiene di più di 8. Ok, si va. Poi qui. Cosa abbiamo lasciato? Ah, allora, vabbè, la roba in giro, alcune cose restano, altre no. Mi aspettavo molto di più sul... Mi aspettavo che almeno le cose chiuse. Questi sono morti e restano morti. Ok. Ah, sono... Tutto lì, andiamocene. Va bene, mi ha ferito un po' sta cosa. Lì nell'infermeria abbiamo lasciato qualcosa. Alcuni mostri, boh, non lo so, bisogna poi vedere nelle altre difficoltà, ma... Ok. Ah, vabbè, sono rimasti tutti morti. Tu? Ok, questo serve. Ragazzi, abbiamo ripulito tutto. Tutto. E allora si va. Adesso cosa abbiamo? Vabbè, l'atrio. Abbiamo solo lasciato quei colpi. Altri lucchetti, non ce n'è più. E allora niente. Ragazzi, si va sotto nel seminterrato. Scendiamo così, facciamo prima. Anche se fa male alle ginocchia, Non fatelo a casa, ragazzi, mi raccomando. Non lanciatevi nei cortili degli ospedali. Che cazzo. Dai, si va via. Allora, intanto spazio ne abbiamo, sì, due. Uno può essere ancora guadagnato. Facciamo così, dai, facciamolo. Chi se ne... No, vabbè, ma per adesso no. Ok, boh, si va via. E intanto abbiamo guadagnato la magno, ma ragazzi, non è poco. Anzi, è tantissimo. Non me lo ricordavo e non me l'aspettavo. Maledetto, mi ha fatto prendere un colpo, però ho avuto il sangue freddo perché sto ancora dormendo. Andiamocene, va. E prima non c'era. Cos'era sto rumore? Sarà stato i tubi? Aspetta un attimo, se lui era qui. L'altro è morto? No, non credo. Non dire niente, che c'era mostro tu. Parla. Non me lo mira neanche. Va bene. È stata una gioia, comunque, provarla. Brutto sacco di... Allora, guarda che spettacolo. Però l'occhio... Me lo porto via. Ok. Guarda che gli si è rotta anche la testa, anche da rosso. Non lo sapevo che si poteva infierire così su di loro. Bello. Mi piace. Secondo, ragazzi, che sistemo il microfono. Un attimo. Ok. Vai. Qui abbiamo proprio... un altro scantinato. Cos'è sto rumore? Che cavolo? Vabbè, sento dei rumori assurdi e le lattine anche. Vedo. No, ma a parte quello, ma guarda che spettacolo. C'era anche la cantina, praticamente un seminterrato, un parcheggio, qualsiasi cosa ci sia stato. Dovevano farcelo visitare di più l'ospedale, lo dico dalla puntata scorsa. Ma è così.
Continua a sentire strani rumori. Boh. Ok, niente, niente. Dai, si va. Qui abbiamo... Niente, stiamo andando proprio sotto ormai. Però... Guarda che posticini, eh. Uscita, via. E si va via dall'ospedale. Camion per trasportare... Forse porta il sotterraneo. Le BAO? Com'è che sono? Comunque le armi biologiche dell'Umbrella. Speriamo siano vuote. Qui cosa c'è? Bene. Adesso... Vabbè, per adesso forse abbiamo preso tutto, sì. Avanziamo. C'è nessuno? C'è nessuno. Diamo solo uno sguardo, tanto per... Pupazzetti no, eh. Qua non si infila proprio. Niente, ragazzi, bisogna andare sotto. Andiamo. Mamma mia. Ok, siamo arrivati. Vedere ancora un gol. Una cosa, no? Fortuna da qua non esce niente. Possibile che nessuno all'ospedale se ne sia mai accorto? Magari qualcuno sì. Magari lo trasformavano poi. C'è niente. Ah sì, la piantina lì. L'ho vista con la coda dell'occhio. E adesso siamo pieni però. Ok. Vediamo di... La cassa non dovrebbe essere tanto lontano, però non mi ricordo bene. Preso tutto, si va. E guardo, eh. Dove siamo? Boh, non me lo ricordo. Cioè. Se c'è... Avessi qualche pupazzetto, ma non credo. Vabbè. Ah, ecco, difatti la cassa è qua. Ok, ok. Posiamo un po' di cose. Come... Tutto. Anche questo. Dobbiamo fare... Allora, intanto vabbè. Ah, abbiamo visto adesso. La piattaforma. Ah, ok, qui ci spiega che dobbiamo andare a collegare dei fusibili per far funzionare la piattaforma centrale, ok? Quella che è la nostra destinazione. Diamo una salvata alla veloce. Questa è chiusa? Sì. Quindi noi arriviamo da lì e andiamo di qua. Ah già! Guardalo lì! Il merda! Si sta rigenerando! Guardalo! Ecco, qui abbiamo gli zombie nudi che non... Non si fermano mai. Abbiamo seccato, non si fermano mai, mi sa che nell'assistita sì. Sono dei mangiacolpi solo allora. fregato. Guarda che è luminoso, me lo ricordavo un po' più buio la cosa. Ma mi sa che... Adesso cambia. Cosa fa? I telefoni? Guarda che non se ne è accorto.
Hai capito il soldato professionista? Nello standard e nell'estrema questo qua non andava giù. Allora, fusibili, fusibili, dai, smettiamola di cazzeggiare e andiamo. Guarda che spettacolo, aspetta, c'ho la Magnum nella fondina laterale. Che spettacolo, non ci ho mai fatto caso. Tu devi essere... Li odio, mi fanno un senso tremendo, questi qua sono schifidi. Ok. Ok, bellissimo. Sto arrivando. Come si fa? Ogni tanto i comandi sono un po' imprecisi, eh? Devo ammetterlo, ammiro la tua tenacia. Ma temo che i nostri giochi finiscano qui. Ah, guarda, non ci ho fatto caso. Trova. No, facciamo così. Mi piace di più. Poi. Dobbiamo trovare i fusibili per riavviare sta cosa. Credi che sia finita? Abbiamo già seccato quello lì. È veramente più semplice in assistita, eh? Non c'è nient'altro, io sto guardando, ma sai dove sto perdendo qualcosa? No. Vabbè, non importa, andiamo su. Qua cosa c'è? Domani sono i cani. Non lo so. Mi ricordavo... Beh, ci sono anche altre cose in giro. Bisogna fare molta attenzione a cosa hanno chiuso dentro quei... cosi. Questi cavolo di container. Allora, questi no, questi sì. Poi. E uno. Fammi vedere un po'. Una strana sensazione. Devi mettere il fucile, va? E andiamoci. Non voglio... Non ci sono proprio i cani. Non c'è cane, non c'è nessuno. Che strano. Cazzo, c'è cane, c'è cane. Anculo. Dove sono? Sti brutti stronzi. Ma guarda te. E mi hanno colpito, eh? Brutte merde. Questa che state morti adesso. Sì. Li fanno uscire. Cos'è che guarda? Ah, non c'è niente. Li fanno uscire da zone diverse, mostri diversi, dipende dalla difficoltà qua, eh? Mi sono già accorto. Comunque vabbè, per adesso voi state vedendo solo quella assistita. Però io ho già fatto qualcos'altro anche, quindi... Ah. E qua... Qua dobbiamo tirarlo su dopo, vediamo chi c'è di qua. Oh, ma ciao, ciao. Non essere così. No, ma perché? Perché ho mosso la canna? Sei morto, sì, però che palle.
Volevo squarcarcela la testa. Ok. Un vicolo cieco. No, aspetta. No, no, di qua c'è passaggio. Però ci serve l'altra. Allora, quante ne abbiamo prese intanto? Allora, ci serve. No, vabbè, spazio ne abbiamo. Guarda che ho dimenticato una pianta. Ah no. Ce l'avevo vicino ai piedi. Vabbè, ragazzi. Aspetta. Di qua. Non c'è nessuno. Boh. Vabbè, intanto apriamo qua. Che c'è, mi sembra, qualcosa da recuperare qua sotto che ci fa comodo, però ricordavo che c'erano ancora degli hunter in giro da queste parti, però per adesso, o almeno prendiamolo. Wow, e vai questa, consente di ricaricare più rapidamente, combina, esamina. Guardalo lì. È ancora più bello. Vediamola così. Allora, poi qui, da queste parti ci deve essere un altro. Qua sopra invece abbiamo un passaggio, no? Devo farlo da sotto. Vabbè, tiriamo prima su il tutto. Qua stamattina proprio non smetto di tossire, c'ho il solletico in gola. Ok. Ah, è di qua. E di qua cosa abbiamo? Schifezze. Ah, bene. Niente, allora boh, dobbiamo andare a prendere quella zona di lì. Guarda te. No. Vedi, se riesci a fargli un determinato numero di danno, riesci a ucciderlo. Allora, quanto è più dato? Allora, smaltito maschio, smaltimenti. Ok, qui i cadaveri, chiaramente. Esemplari da smaltire, aumento di organizzazione, no? Un'infermiera ha notato le nostre stazioni di eventi notturni. Va bene, niente. Vedi che qualcuno se n'era accorto effettivamente se c'era qualcosa o no. Guarda che roba. Sì, allora lì si può buttare giù, solo che in base. Aspetta. In base alla difficoltà del gioco sono più duri. E comunque non sono proprio invincibili, lo sono quasi. Va bene. Ok, fa prima. Fa decisamente prima, sì. Ok, se non sbaglio qua sotto abbiamo un amichetto. Un amichetto stronzo, direi anche. Ah, sì. Ah, cazzo! Ho detto sbaglio. Guarda come se l'è presa male. Ehi! Te la taglio quella, ma no. Di merda. Guarda come fa. Cazzo che scendo adesso lì sotto così. Dovevo avere una granata. Sarebbe stato. Ah, possiamo usare queste. Andiamo. Schifezza. Allora, però, a parte il fatto che mi agitano, a me gli hunter mi agitano dal primo. Da quando sono bambino che quei giochi lì. Cioè che quel gioco, ragazzi, non ho. Boh, la dislessia ha preso completamente il controllo del mio cervello. Comunque sono quelli che odio di più. E mi spaventano di più. Ok, allora qui abbiamo. Allora, ne abbiamo prese due, non mi ricordo più. La terza, dove che. Ah, giù, laggiù. Quindi
Che cazzo mi manca? Oltre... Vabbè, intanto posiamo un po' di roba. Ah, sì. Posita. Cartuccette. Depositiamole, va bene. Depositiamo anche questo. Ma dov'è che faccio prima? Non me lo ricordo. Allora, devo passare a... Boh, sì. Ah, di là. Sono un cazzaro io. Dov'è? Di qua. Quello, vedi, resta morto. Bisogna fargli abbastanza danno da farlo smettere di rigenerare. Eccolo lì, sì. Tiriamo la leva. E qui abbiamo il trappolone, eh. Il trappolone, vabbè. Con questa difficoltà qua è abbastanza passabile, poi con tutte le armi che ho. Però è meglio non sottovalutarli mai, i nemici in Resident Evil. In compenso mettiamo questo. Eccoli lì. Ok. E abbiamo preso anche questo. Ok. Vabbè, queste qua. Spazio ce n'è? Sì, prendiamolo. C'è nient'altro. Qui sentite il verso malefico là dentro. Colpo. Oh. Con questa non si scherza. E pensate che si può anche potenziare ancora. Allora, okay, mi faccio un sacco a pelo con questo mostro. Allora, bene. E così finalmente ci ricuriamo. Ok, possiamo proseguire dove c'era Nicolai. Dai, dai. Allora. Ci ha tradito, ce n'ha fatta di cotte e di crude. No. Bisogna fargliela pagare. Allora, ci siamo. Di qua. Allora, quello schifido è rimasto schifido. Sì. Che mamma mia, che brutti verdi. Ah, guarda, se li fai a brandelli restano paralizzati nel... È bello, non l'avevo ancora fatto. Resta solo la testa pericolosa con il tentacolo. Va bene, andiamo. Usa. Usa. Dove sei? E vai. Andiamo su. Chiaramente lo stronzetto se n'è andato, vero? Figurati. È un sicaca. Allora, cosa faceva qui? Adesso controlliamo, però prima fammi depositare il tutto. Vedete che qua c'è anche da recuperare una cassa e nient'altro. E vai, difatti, come dicevo, la modifica. Riduce il rinculo conferendo maggiore velocità ai proiettili aumentando il danno inflitto. Ragazzi, spettacolo. Allora, combina.
E non prende neanche due posti. Adesso è ancora più potente. Bella. Estremamente gigante, ma bella. Va bene. Allora, ecco, lui faceva. Ecco cosa faceva. Faceva rapporto. Vedi, rapporto completo. Qui da. Dice tutto quello che è successo, la strage della loro squadra, l'incontro con Jill, l'incontro col Nemesi, vari. Vedi, ma è chiaro che la Babilonia. Ah, parla dell'evoluzione appunto anche del Nemesi, e quindi. Niente, vabbè, lasciamo che faccia la video. Tyrell! Ce l'ho fatta. Vogliono negoziare. Annulleranno l'attacco se. E questo non ti piacerà. Se gli consegneremo il vaccino. Prima del lancio. Quanto tempo abbiamo? Qualche ora, forse. Allora vediamo di darci un mosso. Di qua! Vai con Tyrell. Ok, ragazzi, credo che la prossima puntata può darsi che sarà l'ultima. Quindi, però, adesso ci salutiamo. Niente, perché abbiamo fatto già un bel pezzo, abbiamo esplorato tutto l'ospedale, abbiamo recuperato tutto quello che ci serviva qui, e quindi niente, non ci resterà che andare nel Nest 2, Nest Café. Ok, va bene, ragazzi. Comunque, niente, ciao a tutti e alla prossima.